Doveva essere una mattina per ricordare i propri cari con il gesto gentile di portare sulle loro tombe dei fiori, ma quando Chiara, a nome di fantasia per rispettare la volontà della nostra telespettatrice Nissena, è arrivata al cimitero cittadino di Caltanissetta ed ha trovato i vasi vuoti per l'ennesima volta, ha deciso di condividere con noi la sua storia e quanto le è accaduto, perché da quanto ci racconta più volte nelle ultime settimane, qualcuno si sarebbe appropriato dei mazzi di fiori freschi che aveva messo ai propri cari, cosa che anche altre persone le hanno raccontato e che hanno riferito a lei. Ovviamente è un'azione da poco, ovviamente non è il fiore di per sé o il valore monetario del fiore, ma il valore affettivo, perché magari una sceglie anche il fiore più bello per il parente a cui vai a regalarlo e invece arrivi e trovi i vasi vuoti perché c'è chi passa il tempo evidentemente a scegliere i fiori gratis in questa maniera, togliendoli ad altri defunti. A chi ha tolto i fiori ai suoi cari dice: Vorrei dire che è piuttosto triste, ma che sarebbe anche meglio fare solo una preghiera ai loro parenti che prendere fiori da altri defunti e portarli lì. E non penso che un defunto caro sia d'accordo con un'azione del genere, quindi una mano sulla coscienza. ed infine rivolge un appello. Beh, sicuramente alle istituzioni cittadine, anche a tutti i cittadini, di avere un attimo più di riguardo e di rispetto per il prossimo.